Com'è possibile ignorare la sofferenza di animali indifesi, abbandonati, affamati, feriti oppure chiusi e dimenticati? Com'è possibile che tutto questo accada ogni giorno, magari sotto i nostri occhi? Come ad esempio Costanza, che stava lentamente morendo di fame e freddo nel fango in pieno inverno e che adesso vive felice in libertà. Oppure Holly, trovato con tremende ferite, senza alcuna cura. Il benessere dei cavalli e degli altri equini è un tema attuale sempre più discusso. Ma qual è la realtà nel nostro paese? Il nostro lavoro sul campo ci dà un quadro desolante. Nell'ultimo anno abbiamo ricevuto 65 segnalazioni di maltrattamento. Alcune non hanno avuto seguito, perché non ci sono stati forniti sufficienti elementi, mentre molte sono tuttora in corso di verifica, in un'attività senza sosta. Alcune segnalazioni ci hanno portato a denunciare i proprietari per maltrattamento e a portare via i cavalli al sicuro. Il caso più clamoroso è stato quello di Colleferro, non ancora concluso, con decine di cavalli, asini, muli e bardotti sequestrati e con un enorme lavoro svolto in collaborazione con la task force del Ministero della Salute, con i NAS, la Forestale, la Polizia e con le associazioni EMPA e il Rifugio degli Asinelli. Nell'ultimo anno abbiamo salvato Costanza, Holly e più di altri 200 animali, molti dei quali sono già stati affidati a nuove famiglie. Ma molti altri stanno aspettando il nostro aiuto. Le associazioni da sole non possono essere l'unica risposta. Servono nuove leggi che stabiliscano i parametri di benessere degli equidi, una vera anagrafe, dei controlli serrati su chi detiene questi animali, lo stop alla loro macellazione. Servono altri posti dove poter trasferire i cavalli nell'immediatezza di un sequestro, perché il nostro centro di recupero è al massimo della capienza. Servono fondi. L'IHP non riceve alcun contributo pubblico, molto spesso neanche il rimborso delle spese dalle procure. E i costi per mantenere in piedi una simile attività sono enormi. Nell'ultimo anno, escluso il sequestro Colleferro, abbiamo speso circa 41.000 euro di fieno e mangimi, 11.000 euro di farmaci e spese veterinarie, €5.000 di manutenzioni e riparazioni terreni e trattori, €5.000 per ospitare i volontari, €5.000 per attività istituzionali e divulgative, €9.000 di spese legali e di verifica di segnalazioni. Investiamo molto nella formazione e nella divulgazione scientifica. Nel 2013 abbiamo organizzato 7 corsi presso il nostro centro di recupero, ospitato 57 volontari, tra cui molti studenti, e ricevuto 52 visite di gruppi e scuole. Aiutaci con una donazione e verifica direttamente come utilizzeremo i tuoi soldi. Il nostro impegno è tangibile e i nostri obiettivi sono chiari. Serve il tuo aiuto, adesso. Visita il nostro sito www.horseprotection.it. Sostieni IHP.